Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Marco Sartori, segretario cittadino della Lega Nord, commenta per la prima volta pubblicamente il terremoto che 5 giorni fa ha colpito ASM Voghera con le dimissioni di 3 consiglieri, 2 delle quali motivate con ragioni personali, che hanno portato alla decadenza del consiglio di amministrazione. Marco Sartori, buongiorno, segretario cittadino della Lega Nord. Qualcuno in seguito a questi eventi ha pensato ad una strategia politica ad opera del Carroccio, ovviamente alla luce della ritrovata unione con Forza Italia. Il 17 arriva l'udienza del TAR sul ricorso, probabile commissariamento e il conseguente congelamento delle nomine del nuovo CDA. La Lega ha effettivamente fretta di ottenere 2 poltrone? Personalmente io veramente sono... ha fatto bene a farmi questa domanda. Io penso più alle iniziative. Penso più a queste iniziative e faremo altre iniziative sulla sicurezza in città che a 2 poltroni in SM. La verità è questa qui. Non mi interessa perché sono situazioni che sono appannaggio di altre forze politiche. Noi andiamo in mezzo alla gente, io credo che ai vogheresi interessi più una colletta alimentare per le famiglie italiane, interessi più la sicurezza, interessa più... capire quello che succederà ai loro figli domani, che magari 2 poltrone in qualche consiglio di amministrazione. E a proposito di iniziative benefiche, sabato si è svolta la seconda colletta alimentare ad opera della Lega Nord di Rienze. Generi alimentari e non solo, che verranno poi consegnati a chi? Esclusivamente a famiglie italiane che di questi tempi hanno molto bisogno. Iniziativa di successo quella della Lega Nord, che però si è guadagnata non poche critiche. Le critiche alcune ce ne sono naturalmente, perché giustamente ognuno è della propria fazione politica. Però generalmente ci dicono di continuare, anche perché poi questa è la dimostrazione dietro di me. E noi continueremo sicuramente a farlo, l'abbiamo fatto a dicembre, lo facciamo adesso, lo rifaremo, perché vediamo sempre persone che ci aiutano, italiani che aiutano italiani, e siamo contenti, devo dire contenti di questa iniziativa. Crediamo che in una situazione italiana dove extracomunitari vengono aiutati a 360 gradi, io penso che la nostra azione, che è innegabile, è un'azione politica, cioè, a favore degli italiani, sia un'azione importante. Non accettiamo più, perlomeno, che arrivino extracomunitari, vengono ospitati negli alberghi e poi abbiamo famiglie italiane, magari anche padri separati o semplicemente famiglie in difficoltà. E lo vediamo stando in mezzo alla gente, stando in mezzo alla strada. Quindi questa è sicuramente un'azione politica, ma nello stesso momento cerchiamo anche di risvegliare la cittadinanza vogherese e far capire che gli italiani sono veramente in questa situazione. Cosa ne pensa invece del movimento politico chiamato Partito dell'Oltrepò, ideato dall'imprenditore e presidente del Varzi Calcio Lorenzo Fossati? Guardi, io questo ho avuto comunicazione, ho letto sul quotidiano locale. Non lo so, dovrebbe misurarsi poi con gli elettori, poi dell'Oltrepò. Poi non conosco, anche so che è nato in Valle Staffora e basta, è lontano insomma da noi. È lontano. Lontano. Grazie. Grazie a lei. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.